Il coaching è un sistema di addestramento motivazionale importato dall'America. Viene usato nelle aziende, nello sport e in società. Lo scopo è quello di risvegliare le potenzialità degli esseri umani per poterli spremere per un certo periodo. Viene creata un'esaltazione mentale che a lungo andare genera un crollo delle risorse. Basti osservare quello che avviene nel mondo del calcio. Mourinho, che è uno dei massimi motivatori e studioso di tali sistemi, beh, ahimè, sono interista e da tifoso lo conosco bene, porta i suoi giocatori ai massimi livelli. Dopo soli 3 anni, però, deve cambiare squadra perché sa benissimo che non possono rendere al 100% sulle lunghe distanze. Il coach desidera massimi risultati in tempi brevi, le aziende anche. Non importa se poi questo succede in America, nel momento in cui siete stati spremuti al massimo, venite buttati in mezzo alla strada e sostituiti con altri da spremere per il bene aziendale. La lumaca insegna che chi va piano va lontano, ma questo non rientra nei piani commerciali americani della gestione dell'essere umano. Meglio lepri che si sfiancano e poi si sostituiscono, piuttosto che lumache costanti e di lunga durata. Per il coaching l'essere umano è visto come risorsa meccanica di produzione. Per la filosofia l'essere umano è visto come cuore che genera saggezza, amore e compassione. Ecco perché ho creato il corso PNF, diventa consulente filosofico, l'alternativa al coaching.